E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizer ed eccoci con Black Mirror. Siamo giunti al castello dopo aver letto la lettera di nostra madre che ci diceva tra l'altro di non fidarci dei nostri parenti, perché com'è che si dice parenti serpenti? E adesso abbiamo l'obiettivo di esplorare il castello. Tra l'altro il maggiordomo che ci ha portato nel castello ci ha detto meglio evitare di esplorarlo perché l'orologio a pendolo forse è il male minore, quindi vedi cosa si cela tra queste ombre, queste cose. Però prima di uscire, devi dare un'occhiata alla stanza. I doubt this place could ever be properly warm. Allora, esamina. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. Hold on. This looks like. Wait a moment. This is a piece of a model. Ok. Quindi presumo devo raggiungere questa stanza qui. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. Ma non c'è tipo una candela da portarsi appresso perché In an fuori è old house like buio. this one, sooner or later, no drawer stays empty. Sì. Pieces of some kind of drawing. How odd. Ah, pensavo fosse. Ah, no, è la candela questa. E The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. la posso prendere? The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. Ho capito, ma perché non la prendiamo? The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. E beh, certo, dobbiamo andare al buio, ovviamente. E che palle. Vattene. Aspetta, qua c'è qualcosa. Glad I don't have to carry you around anymore. Mr. McKinnon lifted you up with ease. Ma comunque secondo me il maggiordomo nasconde qualcosa. Vabbè, diamo un'occhiata qui nella valigia. Without some obscure local law that required me being here in person, I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Scahundo House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. Oddio, felice mi sembra una parola grossa, eh. Non è che abbia la faccia di uno felice. Questo è il I should get a new passaporto. passport. This one's filling up. Siamo gente che viaggia spesso. Not many matches left. Ok, presi fiammiferi. Nuovo oggetto aggiunto. Quindi, inventario. Statuetta di pietra, lettera del padre. Scatola di fiammiferi. Ma si possono esaminare. A parting gift from mother, to light my way in the darkness, she said. Per illuminare il cammino. Preferivo una torcia. Ma mi sa che la corrente all'epoca qui in quest'epoca non esisteva. Però ora che ho preso i fiammiferi, vediamo se mi fa prendere la candela. Ah, vedi? Ah, just what I need. A posto. Ok, di qua si esce. Molto meglio, ragazzi, con la luce. Molto, molto meglio. My faithful friend Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. Quindi dovrei andare in biblioteca? Empty. Hold on. What's this? Non vedo. Frammento di foto trovati.
qual è? Diario. Non c'è nessuna foto qui. Vabbè. Apri. Questa sempre fa parte della mia stanza, oppure... I will put your high praise of Scottish water to the test, father. Later. Ok, credo sia il bagno. Quindi dobbiamo uscire da qua. D'accordo. Già mi si sta girando il sangue. Oddio, non che faccia paura, More pieces of the same drawing. Maybe I can make out what it shows if I had enough of them. Ma scusate, questi dipinti dove diavolo me li mette? Statuetta, sta a letta di David. Cioè, nell'inventario non ci sono. Boh. Questo è il diario. Vabbè. Aspetta, aspetta. We meet again, old foe. Questo è l'orologio che ci ha fatto pigliare lo spavento. Ma la visuale non la posso girare, no? Ragazzi, io qua controllo tutto, magari mi avvicino ai mobili, le tende, magari c'è qualcosa da controllare, da raccattare. Tipo, non si possono accendere queste luci. Aspetta. A dumb waiter, big enough to fit your own weight and food into. Potremmo usarlo come ascensore. Ci vorrebbe una mappa per capire dove diavolo sto andando. Ho trovato la libreria. Di qualcosa, tira a non fare nulla, continua ad ascoltare. No, this isn't what I need either. Where is it? Ascoltiamolo ancora un po'. Come l'ho detto. Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Vabbè, già sgamato. Ghosts, legends, ancient history. Where's the rest of them? Dove diavolo sono le scale? Aspetta. Despair, by a man called Howard Phillips Lovecraft. Ghastly shades of bygone gladness, clawing fiends of future sadness, mingle in a cloud of madness ever on the soul to lie. Thus the living, lone and sobbing, in the throes of anguish throbbing, with the loathsome furies robbing night and noon of peace and rest. But beyond the groans and grating of abhorrent life is waiting sweet oblivion, culminating all the years of fruitless quest. The words of a troubled soul. Is this what father meant by a family of snakes? Registro missione aggiornato. Trovo modo di aprire lo scrittoio in biblioteca. Ok. Ma non so se la strada è questa. No, di qua siamo usciti. Allora, aspetta. Devo trovare le scale per scendere giù.
Allora, ragazzi, niente, io sto facendo il giro tondo, però, quindi, per riassumo che debbo uscire dalla biblioteca. Di là si sale sopra, facciamoci il giro delle del patio qui. Barging into someone's bedroom in the middle of the night is not how to earn their trust. Ok. Qua invece niente. Questo è il quadro del nostro nonno. Father must have left something for me in the master's study. I suppose I could ask Mr. McKinnon to open it for me in the morning, but I'll have him breathing down my neck. And who knows what I'm to find. Ok, quindi qua è l'ufficio di nostro padre. Da qua si torna nella nostra stanza. Di qua abbiamo raggiunto la libreria, quindi mi sa che il portavivante, forse devo salire alle scale al secondo piano. Oh sì, dai, andiamo alle scale del secondo piano. E poi magari se non c'è niente sopra, scendiamo giù. Bussa. Oddio, non lo so, essendo notte non vorrei creare casino, però vediamo. Shame. Attics often speak volumes about the owners of a house. Apri. No, è chiusa. Quindi, niente, devo andare giù. Allora, iniziamo da quest'ala della casa. Allora, andiamo di qua. Ed è chiuso. Niente. Non lo so, ragazzi, è un po' un labirinto sta casa. Questo dovrebbe essere un salotto. Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family, David. E chissà quanti segreti nasconde la mia famiglia. Ma che? Signora, che fa? Dorme sulla poltrona? A peculiar place to spend the night. I best not wake her. Ascolta. How dare you? No, I will never. It's not true. It's all lies. Con quanta inquietudine, tra l'altro. An impressive collection. Grandmother's obviously a music lover. Ah, ok, questa è la I'll give that a nonna. spin later. Però nonna, la sua età sopra la poltrona, poi si alza con gli acciacchi, i dolori. Invece se vai sul letto, stai più tranquilla. Apparentemente credo che qui, a parte la nonna sul divano, sulla poltrona, credo non ci sia più nulla. Quindi andiamo di qua.
Ok, questa è la sala da pranzo. Ma scusate, cioè, allora, torna indietro. Qui come ti muovi la telecamera? Ti sbatte da una parte all'altra. Fatemi esaminare prima qua la sala da pranzo. Somewhere out there they found father. Or rather what was left of him. What a cruel way to take your own life. On the morrow I will explore the grounds as soon as the sun is up. Beh, teoricamente si è dato fuoco da solo tuo padre. Teoricamente. It's too dark outside to speculate about the size of the estate. Who would tear up photographs, given the painstaking process surrounding their creation? Frammenti di foto trovati. Sì, ma dove diavolo me li mette? Cioè, boh. Non lo so. Se faccio il diario, il diario mi dà una panoramica di quello che abbiamo fatto fino adesso. E missione, dobbiamo trovare il modo di aprire lo scrittoio in biblioteca. Però sto fatto di frammenti, dipinti, non capisco dove li va a mettere. Va bene, ora possiamo andare di qua. Just how old is the Gordon clan? For all I know, it could stretch back to Roman times or even further. Prendi. An earring? I doubt it was buried in the ashes on purpose. Someone must have lost it. The coal doesn't seem to affect the residents of this house. All the fires are fighting a losing battle against the draft. Ok, qua c'è qualcos'altro da raccattare. Frammenti di foto. E questo? Contrary to everything I've learned so far about Grandfather Edward, Lady Margaret still worships him. Armatura, vediamo qua. I used to regale my Indian school friends with tales of knights in shining armor. Non ci possiamo mai dare l'armatura per difenderci da eventuali pericoli di questa casa. Vediamo qua. Oh, locked. Guarda che bella spada, prendila la spada che può tornarti utile. Accendiamo il candelabro? No, neanche. Ok, credo di aver esplorato tutto qui. Quindi possiamo ritornare, cioè salire di qua e andare in quest'altra stanza. Ah, questa è la biblioteca, mi sa. O no? Exquisite craftsmanship. I doubt our Ah family no, could qua siamo afford a tornati monument nel such as this l'atrio. nowadays. Ok, sì, qua siamo tornati nell'atrio. Quindi noi siamo andati di qua. Quindi torniamo indietro. Siamo andati di qua, siamo usciti di qua. E allora andiamo di qua. Buon uomo, può usare anche le posate. Chielli seduto al buio. Beh, mi ha spaventato o no, però facciamo la parte di chi mi ha spaventato. I didn't see you there. You gave me quite a fright.
Che ci fa seduto al buio? Why are you sitting in the dark? There's enough light for me, laddie. Perché cieco? Oh, your eyes. I'm sorry, I didn't realize. I see more than most do, son. Chi è lei? You are? I'm the one who keeps the house from being covered in weeds. Name's Rory. Ah, il giardiniere. Pleased to meet you. I'm David Gordon. Scusa, come fai il giardiniere se è cieco? Attend you were coming today. Giardiniere da... indaghiamo prima su mio padre, dai. Did you know my father? I did, aye. Shameful what they did to him. What do you mean? Who is they? Ok. How long have you worked for the Gordons? Always been a gardener, and I do some fishing. The lock's a bonny place. Calms the nerves. Cioè, questo taglia l'erba e pesca anche? Ed è cieco? Oh, leave you to your supper then. Being a Gordon can be a curse, laddie. Your father kenned the hard way. Mind you dinna follow in his footsteps. D'accordo, ne sappiamo meno di prima, però a quanto pare... sulla nostra famiglia pare ci sia qualche maledizione. Blood, not human, I presume. Vai, diamo un'occhiata qui nelle cucine. This might come in handy. Che abbiamo preso? Oggetto aggiunto. Ma vai a vedere e l'oggetto non ci sta. Ah no, c'è. Orecchino. E filo. Every thief's best friend. I know a few fakir's tricks I can use this for. Okay. I'm no expert on fashion, but this looks like a rather old-fashioned design. Ma va bene. Vediamo il tavolo dove stava seduto il giardiniere qua. Scusa, è sta mannaia che sta qui, non la possiamo prendere. The cellar can wait till tomorrow. Ok, quindi in cantina non ci andiamo. Rory just disappeared into the darkness. Aspetta, ho visto un prendi. Better safe than sorry. Oh. A posto. Un'arma l'abbiamo presa. Coltello. Sturdy, but old. A bit like Rory. Rory, quindi se non sbaglio è il giardiniere. Ora la domanda è: come si equipaggia il coltello? Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, la cucina l'abbiamo. Aspetta, aspetta. Questo è il portavivande, quindi ci riporta qui. Allora, di qua non c'è nient'altro. Credo sia rimasta una sola cosa da visitare.
cioè questa porta qui. Con questa luce verdastra. Ah, ok. Eccoci arrivati alla biblioteca. Che poi le scale, guarda, c'erano qua. Cioè, scusa, no, aspetta, io voglio fare un attimo le scale. No. Cioè, io venivo qui, arrivavo qua e andavo dritto. Ma vabbè, dai. Diamo un'occhiata alla biblioteca prima di andare a parlare con il tizio lì. I nomi, ragazzi, al momento, già tanto se mi ricordo Rui. Ok. Esamina. Beh, if you don't mind, I have a system and don't want to mix things up. Lady Gorton is very keen on confidentiality. Non si fa, of course. Hiding something. Un po' di educazione, che cavolo. Allora, parla. Il suo lavoro e il patrimonio. Cominciamo that con il looks suo lavoro. Daunting. Daunting, but rewarding and fascinating. Fascinating? Yes, indeed. The history of the Gordon family goes back a long way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Add to that some unique and unusual local laws. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Il patrimonio. Did you know my father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were observed. Does that mean... Not at all. There will be no issue with transferring the estate to your name, if that is what you wish. I miei documenti. Have you had a chance to examine my papers? I have, and am delighted to say that everything is in order. I would not be doing my job if I didn't warn you that with Edward dead and your father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, the real treasure is the castle and the grounds themselves. I haven't spent as much time as I'd like here, but it is a unique place. Well, it's been a long day. I bid you good night. I'll get myself something to read and then head to bed too. Good night. Ma non abbiamo trovato ancora il coso per aprire il il cassetto. Anche perché tra gli obiettivi trovo modo di aprire lo scrittoio in biblioteca. Non lo so, raga, io qua sto cercando ma non trovo niente. Eppure ho cercato tutta la casa. No, vabbè, sono un deficiente. Ma mi dà più opzioni, sì, il coltello e il filo. Allora, direi di usare il filo per una questione di... perché è notte. Non vorrei fare casino col coltello. This might take a while. I need to be steady and try to... Oh, well, there you go. Ok, registro aggiornato. Scopri il segreto dello scrittoio nella biblioteca. Vai, vai, esamina. Ok, credo sia un enigma. Frammento di foto. Apri. That's not the right combination. Ovviamente. Vabbè, io direi di lasciarle dietro questo perché onestamente non ho idea di quale sia la combinazione. Anche perché sono questi simboli qua e devo capire che diavolo sono. Apri. Father knew how to open the cabinet. Mio padre sapeva come aprire il mobile, questo servirà. This will help.
Magari se riesco a girarmela. Vabbè, abbiamo comunque la combinazione. Il simbolo corrisponde al numero, quindi devo sommare e calcolare il risultato. Dear Lady Gordon, I write to you with the utmost urgency. I'm seeking Non so information perché about parte my in inglese, patient, credo your sia son, un bug. John Gordon. During our conversations, he makes allusions to his relationship with his father, but will not expand when pressed. You have failed to respond to my previous request, so I'm writing again to insist in the strongest terms possible that you furnish me with the required answers. Your son's recovery depends on it. Yours faithfully, Dr. Leah Farber, Bethlehem Hospital, London. What secrets about my father is Lady Margaret concealing? Vediamo il tetto di sotto. Oh, locked. Chiuso. Allora, io ragazzi, mi sono fatto comunque la foto alla combinazione. E proviamo a capire quale potrebbe essere il risultato. Anche se la vedo dura. Allora, fatemi ragionare un po'. A few moments later. Voi non avete idea di quante volte ho dovuto tentare questa combinazione e alla fine l'ho trovata perché ho sentito il click meccanico che si apriva la cassaforte. Quindi la combinazione, ragazzi, è 3, 6, 1, 8. Luca Asin, come dicono a Bari. Let's see what father didn't even want his own family to find. Ok. Now what are you for? Una chiave. Che presumo forse per aprire qua? Vabbè, vediamo prima l'oggetto. Chiave del mobile. Somehow I doubt that anyone apart from father knew how to open the cabinet. This key gets me one step closer. Non lo so, proviamo a vedere se giusto se apre questo mobile. Niente. Va bene. Io direi che ci possiamo salutare qui per questo episodio. Magari il mobile. Anzi, no, aspetta, 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 aspetta. Non è che mi apre il diretto. Ah, sblocca. Here we go. È venuto il. Sapete quando ti viene all'improvviso il This lampo? side is done as far as I can tell. But there must be more. What an intricate piece of furniture. Ok, come l'ho detto. C'è da lavorarci su ancora. Ci sono altri due serpenti da aprire. Allora, ha detto che ci sono altri due enigmi ai lati della scrivania. Quindi, vediamo un po'. Ok. That sounded like some part of the desk moved. Beh, questo è stato Yes, that's too facile. open. È stata una cazzata. Vediamo l'altro lato. Esamina. Allora. C'è un altro serpente. Ok. Premi il pulsante bianco, premi il pulsante nero. Forse devo seguire la scia del serpente. Tipo bianco, bianco, nero, nero, bianco. Qui non c'è nulla, bianco, bianco, nero. Proviamo. Allora. Quindi è bianco. Something's not right. Non è vero. E se faccio al contrario? Allora è nero. Nero. Bianco. Nero. Bianco. Nero, bianco, bianco, qua salta tutta la parte, quindi bianco, nero, nero, bianco, bianco. Non succede niente. Something's not right. E perché non succede niente?
Secondo me manca, è questa parte qui che manca, che devo capire. Cioè, fatemi controllare bene lo scribacchino, magari. Aspetta, aspetta. Potrebbe essere questo. Nero, nero, bianco, nero. Nero, nero, bianco, nero. Proviamo. Allora, me li devo... Sto provando vari tentativi. Devo comunque segnarmeli. La prima parte è giusta. Proviamo invece in questa maniera. Visto che è la coda, proviamo a metterla alla fine. Quindi, secondo me il fatto del mezzo forse è per confonderti. Allora, fai. Nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, 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 nero, nero, bianco, bianco, poi nero, nero, bianco e nero. Ah, perfetto. We're getting somewhere. Quindi quel pezzo in mezzo era per confonderci. Oh. A key and a note from father. Someone is tampering with my work. I know it. I know it. I hear them as they whisper and snicker. They sneak in when I sleep. This place isn't safe. I have locked my work away in the study. I am leaving now. I will put an end to this terrible torment one way or another. David, if you find this, then I am dead. The forces abroad here have got to me. I am sorry you have been drawn into this tragedy. The answers you seek are amongst the papers in the master's study. Use them. Stay safe. I love you, son. My God. What happened here? What did they do to my father? Is this the key father spoke of? Ok, qui le cose iniziano a venire a galla. Vediamo la chiave qua. Ah, ok, ruota. Interessante. Ok, quindi questa chiave potrebbe essere utile per... I've never seen a key like this before. Aprire altre porte. It feels porte. Like father wanted me to keep it a secret. Va bene. Oh! Hi there. You startled me. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. M'ho chiesto, ragazzino. Hey, wait! Va bene ragazzi, io direi di interrompere qui questo episodio che è venuto un bel po' lunghetto. Questo enigma ci ha portato via davvero tantissimo tempo e ho tagliato tantissime parti, credetemi. Che altro? Spero che questa serie vi stia garbando. Mi raccomando, supportate la serie, supportate il canale, supportatemi con un bel like e un bel commento, che per voi vi ricordo che non è nulla, ma a me fa tantissimo. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizaragaret. Ciao, waliu!